Io avevo l'8 settembre 43, 11 anni, la Segre 12-13, quell'altro 14. Liberazione nel 45, eravamo ancora bambini, ma i nostri genitori, quelli che si sono salvati, non hanno detto niente. 55, niente. 65, niente. 75, niente. Nell'80 in poi, noi ragazzetti abbiamo cominciato a dire, i nostri vecchi ormai finivano, non hanno detto nulla. Graziano Fiordelmondo, esperto di storia della Shoah locale. Abbiamo Angelo Monteparocci, Umberto Fornari con la sua consorte, la signora Montesi. Fornari, prego, prego Umberto, grazie per essere qui. Grazie. E iniziamo subito, lascio la parola a Graziano Fiordelmondo. Partiamo subito da una considerazione. Il titolo di questa giornata, che è la digitalizzazione delle fonti dirette per insegnare la storia della Shoah a scuola, che è partita da un progetto, il progetto della terza Ben, che è appena uscita, che è una mia classe, che ha digitalizzato l'intervista ad Angelo Monteparocci, che ha partecipato al concorso nazionale I giovani ricordano la Shoah. Passo la parola a Graziano Fiordelmondo. Buongiorno a tutti, Shabbat Shalom a tutti quanti, perché oggi, visto che è venerdì, Shabbat Shalom. Allora, vado velocissimo, che mi sono accorto prima che con l'altra classe sono andato troppo lento. Queste sono storie che mi prendono. Innanzitutto vi dico subito, non sono un insegnante, non sono un professore, io sono un capitano di lungo corso e agente marittimo con raccomando a cargo. Quindi con la scuola c'entro poco niente, anche perché a scuola è un somaro della miseria. Ma a parte questo, parlo in dialetto, quindi se ci sono insegnanti di lettere, lei, vi chiedo scusa, ma intanto mi sfugge qualche sfrondone, qualche parolaccia, ma vabbè, cercherò di regolarmi in merito. Allora, cerca di 17 febbraio. Parto al volo, subito. Conoscete Puccini, sì? Va bene che è anzianotto come cantautore, però queste parole qui, queste rimangono. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ragazzi, noi qui stiamo, ragazzi e ragazze, non so se ci sono qualche. Allora, noi qui stiamo parlando di una tragedia immane. Buongiorno! La tragedia immane che ufficialmente ha coinvolto e ucciso, assassinato, non morto, uccisi e assassinati 6 milioni di persone. 6 milioni è il numero per adesso ufficiale, ma già ci sono nuove stime, nuovi calcoli che si parla che oscilli dagli 8 ai 12 milioni. Quindi immaginate, fate un conto, mettetevi in fila 8 milioni, diciamo il numero ufficiale, 6 milioni di persone in fila, vedete fino a dove si arriva. 6 milioni. Chiaramente noi qui stiamo parlando soprattutto, visto che parleremo adesso sulle leggi razziali, di quello che è stata la Shoah ebraica, ma non ha colpito soltanto chiaramente il popolo ebraico, ha colpito anche il popolo dei camminanti, i Rom, i Sinti, ha colpito i testimoni di Geova, gli omosessuali, gli obiettori di coscienza, le persone del continente africano, insomma, le leggi razziali e la distruzione ha colpito più o meno tutti. Adesso vado avanti al volo con un'altra cosettina. Qua se si apre. Oh, queste sono due parole in ebraico. Ma in ebraico innanzitutto si legge da destra verso sinistra. La prima è shalom,
la seconda è Shoah. Sentite, foneticamente parlando sono molto simili, ma hanno significati completamente diversi, che penso che voi conosciate, no? Shalom vuol dire pace. No, non così. Lasciamo fare. E Shoah invece noi qui in Occidente lo traduciamo come olocausto, ma non, la vera traduzione è tempesta distruttiva. Perché tempesta distruttiva? Perché tempesta, perché parliamo di un periodo storico, quella guerra, no? La seconda guerra mondiale, quindi la tempesta distruttiva, perché si parla della distruzione o il tentativo di distruzione di un popolo. Ci sono andati molto vicini, ma fortunatamente non ci sono riusciti. Andiamo avanti, vado veloce perché ho visto che prima sono rimasto molto lungo. Allora, questo succede in Italia, siamo nel luglio del 38, 10 scienziati, chiamiamoli scienziati, io gli dico pseudoscienziati, scrivono questo bel decalogo, sembrano i 10 comandamenti, no? Sul razzismo, e da questo qui poi prenderà spunto in via ufficiale quelle che sono le leggi razziali in Italia. Tanto per dirvene una, fra questi 10 disgraziati che hanno scritto queste 10 si ripete sempre il numero 10, uno di questi qui era un nostro conterraneo, Arturo Donaggio, che poi tra parentesi era anche di Falconara, da dove veniamo noi, no? Tanto per dirne una, quindi diciamo che i martigiani non è che erano tutti buoni e santi, quindi c'era qualcuno. Guardate solo alcuni titoli, tanto per dire, le razze umane esistono, esiste una pura, il concetto di razza è un concetto puramente biologico, esiste ormai una pura razza italiana e via discorrendo. Ma premetto che questi qui documenti che io vi faccio vedere, molti sono reperibili in rete, quindi voi che siete, suppongo, come i miei nipoti tutti smanettoni, quindi riuscite a guardare, no? Se cercate trovate un'infinità di documenti che sono relativi alla storia particolare della Shoah, ma anche in genere tutto quello che è la storia, no? Se internet viene usato bene è una macchina potentissima e bellissima, basta saperla usare. Questo l'ho trovato in rete, si trova facilissimamente in rete. Poi vi faccio tanto così, collegata a questo ci sono anche queste due cose, queste addirittura, guardate. Questo è quel giornale, questo è uscito in agosto del 38, le leggi razziali sono entrate in vigore in Italia a novembre del 38. Guardate come è fatto, qui ci hanno scritto fior fior dei giornalisti, il direttore della la difesa della razza era un certo Giorgio Almirante, che adesso gli vogliono dedicare addirittura delle strade e delle piazze in giro per l'Italia, va bene? Se questo è il mondo. Guardate come è fatto, vedete proprio già da subito l'idea, no? Braccio bianco con una spada romana, con una daga che taglia e separa e divide quello che potrebbe essere il fisico di un europeo classico da quelle che sono le popolazioni semite e camite, quelle che li divide, no? Li separa, un taglio, un netto, come se ci fossero differenze. Io non riesco più a ripetere quante volte che la razza umana non esiste, no? Guardate cosa insegnavano i bambini. Questo è un fumetto del Corriere dei Piccoli, un giornale che era per i bambini, no? Non vi possono essere ebrei. Qui c'è praticamente quando vengono cacciati dalle istituzioni, no? Vengono cacciati dalle amministrazioni militari e civili, vengono cacciati dal partito, quella volta c'era soltanto il partito fascista, quindi, e molti, bisogna riconoscerlo, molti ebrei erano stati fascisti, invece abbiamo personaggi di Ancona che poi sono morti in campi di concentramento che erano pezzi grossi del fascismo. Però, nonostante questo, vengono cacciati. Non potevano stare nelle province, nel comune, regione, non potevano stare nei giornali, non potevano stare in banca, dove c'era il potere non potevano starci. Poi, cosa molto importante, gli ebrei vengono esclusi dalla scuola. E qui noi abbiamo la testimonianza di due persone colpite da questo terribile provvedimento, senza contare appunto anche il discorso che magari i genitori hanno perso il posto di lavoro o difficoltà di quello, no? E dopo se facciamo al volo anche un intervento, guardate anche quest'altro, no? Gli ebrei non potevano fare il servizio militare, non potevano avere aziende private, non potevano avere terreni, proprietà, case oltre quelle dove abitavano, non potevano avere altre abitazioni, non potevano avere domestici ariani si intende chiaramente non ebrei, perché
perché l'ebreo non poteva essere un superiore di uno che non lo era. Rendetevi conto, questo poi compirà anche la parte della famiglia sua, di tuo zio, no? Questa storia qui. Poi gli ebrei stranieri vengono cacciati. Voi fate conto che in Italia vennero molti famiglie ebraiche che venivano dalla Polonia, dalla Ungheria, dalla Russia, che erano cacciate per il loro povero. Poi quando l'arrivo di Hitler, anche lì le generazioni in Germania, molti ebrei tedeschi fuggirono e vennero qui in Italia. Non so, Secchiano è molto vicino a Urbino, io non ho idea. Comunque qui vicino a Secchiano c'è una famiglia italiana che ha salvato una famiglia ebrea polacca che era fuggi e è arrivata fino qui. Quella, se avremo tempo nei prossimi anni, ve la vado a raccontare. Dove andiamo? Allora, ancora 7 cos'è che così. Allora, qui comincia la raccolta dei documenti. Io ho un'infinità di documenti, non lo so. Allora, questo è importante, questo non l'ha preso dalla rete? Questo, esatto, non è preso dalla rete come tanti altri documenti che ciò che non sono presi dalla rete. Solo questo l'ho preso dall'archivio storico di Ancona, l'archivio di Stato storico di Ancona. Ci sono diversi documenti. Questi documenti si trovano sia negli archivi di Stato che negli archivi comunali che negli archivi parrocchiali. Se uno ha il pallino come me di riempirsi di polvere e andare a tirare fuori le carte, si trovano delle cose interessantissime su tutto. Ma chiaramente adesso focalizziamoci su questo. Molti documenti dell'epoca sono spariti, faldoni interi, documentazione sparita. Potete immaginare il perché, no? Sparita perché il perseguitato non voleva far sapere successivamente che era stato uno, perché il problema dell'ebraismo è continuato non solo dopo la liberazione, è continuato per diversi anni, quindi la paura di farsi vedere, e anche dal persecutore, perché non potevi dimostrare che te eri uno di quelli che li mandate alla camera gas, quindi molti documenti spariti. Voi fate conto, per esempio questo qui fa riferimento, siamo nel 1940, quindi già l'Italia è in guerra, che il Ministero di Roma, tramite poi la questura, chiede ai comandi di carabinieri, io chiaramente sono di Falconara, quindi mi sono coinvolto su quello che prendeva il mio comune e i paesi limitrofi. Se voi lo leggete attentamente, questo che fa paura, no? Viene riferito che nelle rispettive giurisdizioni di codesti comandi ci sono trasferite per villeggiatura delle famiglie ebraiche, eccetera, eccetera. Verificatele, come dice esattamente. Allora, indicando per ciascuno la dimora abituale, il luogo di provenienza e il numero dei membri che la compongono, con le rispettive generalità. E poi abbiamo trovato anche la risposta di questo, a questo qui, anzi due risposte sinceramente ho trovato, no? La 8. Questi sono i carabinieri di Falconara che rispondono, che dicono, capito, nella registrazione di questa stazione risiedono temporaneamente, perché chiaramente sono venuti per l'estate, e qui c'è l'archivio di Stato, quando ho fatto questa ricerca, che era nel 2013-2014, non erano ancora passati 75 anni, quindi i nomi delle persone non coinvolte direttamente nella mia ricerca me la fate cancellare, anche se non ho fatto una pubblicazione, l'ho fatta solo per studio. C'è l'elenco delle persone. Poi c'è scritto, guardate, i suddetti si ritiene rimarranno in Falconara una ventina di giorni ancora, si trovano all'albergo La Rosa, eccetera, eccetera, a tutt'oggi non hanno dato luogo a rilievi di sosta sulla loro conto in genere, vengono sorvegliati, cioè parliamo di civili, non è che sono militari, sono persone, è una famiglia che viene comunque presa, è controllata e sorvegliata. Andiamo direttamente a quello. La data, 27 agosto 1940, perché in storia è importante guardare le date. Siamo in guerra da giugno. E questo è un dato della questura, quindi la storia si costruisce sulle fonti, ragazzi. Assolutamente. Allora, le fonti verbali vanno bene se sono poi comunque verificate con la documentazione. Questa per me è tremenda, è la risposta dell'ispettore generale di sicurezza di Ancona al capo della polizia a Roma direttamente. Parte E e dice: disposto allontanamento spiagge Sinigaglia, Marzocca, Falconara, Palombine, Lumana, 70 ebrei, punto. Ragazzi, allontanati dalle spiagge, l'ebreo non poteva andare neanche in spiaggia. Voi pensate questo? Questi documenti sono di una delicatezza, perché sono tutte veline, adesso fortunatamente le stanno digitalizzando, le stanno mettendo su digitale,
perché tra un po' questi qui spariranno, no? non c'hanno più la tenuta. E aver trovato questo è stato un colpo di fortuna, ecco, diciamo, lassù, come... poi andiamo, no, questo, anche questo non, era, non lo abbiamo fatto vedere prima. Questo è lo stesso, è il soggiorno sulle spiagge, no? Per farvi vedere che qui c'è di un'altra famiglia che viene a Falconara, e guardate giù in fondo cosa c'è scritto: trattandosi di famiglia mista, non rientra nelle disposizioni del divieto, perché gli ebrei, appunto, erano ebrei di pura razza ebraica, ditemi se sbaglio, di razza mista, oppure come diceva Angelo prima, discriminati e indiscriminati. Questi, essendo di razza mista, non sono ancora perseguitati in maniera netta, però qui il maresciallo dei carabinieri ha detto: loro sono di razza mista, non entrano in questa problematica qui, ma io comunque ti informo che ci sono, non si sa mai, no? Perché un domani possa venire fuori un problema anche con loro. Andiamo un po' avanti, adesso abbiamo documenti così. Prendene uno, vediamo cosa salta fuori. Torniamo al discorso qui, adesso un po' Umberto mi potrà aiutare sicuramente. Il discorso, se c'è voglia, il discorso della scuola. Quando sono stati cacciati dalla scuola, voi guardate innanzitutto la classe 37, quindi siamo alle elementari, questo mi sembra il registro della seconda elementare. 37, normali, chiamiamoli così. Poi in fondo, se voi vedete, posso scendere così? La riga sotto, adesso no. Siamo rifugito tutto. Comunque c'è il ecco, vedete sotto, privatisti, no? Perché Fornari Gino, il fratello di un fratello che era privatista, appunto, perché è stato cacciato. Dicevo prima, è stato cacciato dalla scuola e subì uno shock. Io, essendo piccolo, avevo pochi anni e sentivo solo in casa queste... sentivo che mio fratello era stato appunto cacciato, e lì è stato uno shock tremendo, in quanto, come sapete, pensate, ecco, voi venite a scuola e un bel giorno vi dicono: no, devi stare a casa, devi studiare a casa. E queste erano le cose più semplici, perché poi purtroppo c'è stato le vere leggi razziali che ci hanno fatto appunto scappare sotto falso nome, con dei documenti falsi, e qui siamo andati prima a Camerino, chiamandoci Ferrari, documenti che aveva stampato mio zio nella tipografia a Roma, aveva una tipografia, e appunto lì siamo stati nascosti diverso periodo, per poi trasferirci a Camerino perché si avvicinavano appunto i tedeschi, e una volta trasferirci a Gualdo Tadino, da Camerino a Gualdo Tadino. E lì, una volta appunto, frequentavamo, ecco, la chiesa, andavamo, facevamo finta di essere dei buoni cattolici, e finché un bel giorno il maresciallo dei carabinieri ci è venuto a avvisare di scappare. Evidentemente era una brava persona, ci è venuto a avvisare di scappare. Ma subito, è quello che io ho apprezzato in mio padre, che mentre non so, mia madre diceva: ma aspettiamo domani, no, via, e ho apprezzato mio padre, perché appena al primo sentore scappavamo via, e cosa che invece non è avvenuto con mio zio, che stava vicino a noi a Falconara, e non si è mosso subito ai primi arbori. Dice: ma che vuoi che ci faranno, non ci faranno lavorare, basta. Invece purtroppo è finito prima a Fossoli, e poi con il treno
dove c'era addirittura anche Primo Levi, è stato portato ad Auschwitz e lì l'hanno gassato, diciamo, l'hanno, dopo tre mesi, pochi mesi di lavoro, l'hanno gassato. E tornando al nostro discorso, poi dopo siamo andati a Roma presso un amico che ci ha ospitato, anche lì cosa molto pericolosa per lui, perché non si poteva assolutamente ospitare ebrei e chi veniva scoperto avrebbe fatto la stessa fine di finire nei campi di concentramento. E poi alla fine ci siamo salvati, cosa che invece cioè, tanti parenti, tra cui mia cugina che sta a Falconara, che ha 95 anni, che non ha mai, dico mai, voluto parlare di queste cose. Difatti nemmeno i figli sapevano cosa aveva passato ad Auschwitz nel campo di concentramento, fino a che un giorno disse: voi non potete immaginare quello che è stato, quello che vi fanno vedere, che vi raccontano. Dice: è una minima parte di quello che abbiamo subito nel campo di concentramento, con la paura di essere, lei aveva 17-18 anni, era robusta, con la paura di essere selezionati non abili al lavoro e finire nella camera a gas, come c'è finita la mamma, e purtroppo così. Comunque lei è riuscita, quando sono arrivati i russi l'hanno liberata, c'è stata 11 mesi e adesso vive a Falconara, ha 95 anni, e insomma, però ancora oggi non ne vuole parlare. E così alla fine ci siamo salvati nella grande città e finalmente dopo è finita la guerra. Solo una cosa al volo, poi passiamo ai filmati, no? Le testimonianze verbali sono fondamentali, finché l'anagrafe lo permette, sono fondamentali, assolutamente. Però quello che è importante è anche la documentazione che si riesce a reperire in giro. Quando ho fatto vedere quel registro scolastico prima, io e altri due ricercatori, poi perché facevamo il servizio civile volontario, quello nazionale che si fa presso l'archivio, ci siamo infilati di un sgabuzzini incredibili del comune di Falconara per trovare quei registri scolastici, non cercando quelli, poi cercando degli altri registri per altre cose. Erano tutti documenti destinati al macero. Nessuno avrebbe più visto e trovato questa documentazione in cui c'è la separazione, no? La separazione degli studenti. Adesso al volo così, l'anno successivo al fratello, oltre che fargli fare da privatista, non era più nella classe maschile ma era nella classe femminile. Cioè un'ulteriore separazione, un'ulteriore diversificazione. Avremo magari quest'altro anno, quando fate il quinto, se ci voglia, se mi invitate, soprattutto vengo su, vi parlo di quello che è successo poi a Mario e passo la parola alla prof. Dai. Ecco, adesso invece vediamo il video con cui la terza band di questo istituto ha partecipato al progetto nazionale I giovani ricordano la Shoah. C'è un problema di volume. Madre pesarese, mamma viennese, resta nella città natale negli anni della guerra. Facciamolo ripartire dall'inizio, scusate. Il testimone di cui vedete l'intervista, Angelo Barocci, nasce a Padova da famiglia ebraica il 30 giugno del 1932. Figlio di madre pesarese e mamma viennese, resta nella città natale negli anni della guerra. Durante la sua infanzia passa le vacanze estive a Pesaro, insieme ai suoi fratelli, presso i possedimenti dei nonni paterni. Oggi ha deciso di accogliere la terza BN per raccontarci la sua incredibile storia. Il metodo con il quale abbiamo lavorato consiste nella registrazione della testimonianza di una fonte diretta per garantire la veridicità storica. Il fatto di essere ebrei
era già un problema per le autorità italiane da quando nel 22 ottobre 1922 si è instaurato il regime fascista di Benito Mussolini, e un po' prima della guerra Mussolini faceva le sue adunate, gli studenti dovevano stare svegli tutta la notte perché ci fosse ordine, c'erano palle perché si potessero riposare proprio le piccole italiane, gli avanguardisti, i figli dell'Europa. E io ricordo questi studenti, ultimi maestri e primi dell'università, che gridavano: vogliamo la guerra, vogliamo la guerra. C'era tra gli ebrei il discriminato e l'indiscriminato. Cosa vuol dire? Crimine. Indiscriminato fuori dal crimine, discriminato nel crimine. Allora molti ebrei in buona fede, o molti ebrei che avevano mamma cristiana e papà ebreo, o contrario, per paura, per salvaguardarci, battezzavano. Allora i battezzati potevano essere discriminati, li toglievano il crimine. Allora mio padre, il cretino, aveva capito subito che doveva fare qualcosa, e da Padova ha segnalato a mio zio e a tutti quelli che poteva: scappiamo, scappiamo, scappiamo. Ma no, cosa dici? Non ci fanno niente. A Novelara c'era un signore che era proprio del ministero, adesso non mi ricordo, e deve essere venuto ad avvisarci: andate via. Allora una sera, io con un tabarro nero, con poche cose, a piedi da Novilara, siamo arrivati a Pesaro, alla stazione per Fossombrone. E perché noi siamo scappati in quella direzione? Perché il conte Avezza di Novilara, che le figlie erano amiche di mia zia, anche lui ci ha subito avvisati, ha fatto di tutto e ci ha segnalato il signor Flaminio Bartolucci, e nel frattempo aveva dovuto confabulare con gli importanti del luogo, e gli dicevano: mandatemi via, che se ci prendono, li prendono loro, ma prendono anche noi. E invece lui ha resistito e noi siamo sopravvissuti. Ecco, questo è il video che ha partecipato al concorso nazionale. Esiste un secondo video, intervista, che non ha partecipato al concorso nazionale, che è della mia quarta BIN e che ha utilizzato sostanzialmente lo stesso metodo. Invito Andrea Gennaioli a raggiungerci brevemente per dire come abbiamo lavorato. Sì, beh, noi abbiamo, insieme alla propria Kennedy, abbiamo partecipato a questo progetto e abbiamo coniugato un po' le nostre competenze informatiche a quelle storiche. In particolare abbiamo applicato le nostre conoscenze informatiche nell'editing del nostro video, che adesso vedremo, con il programma DaVinci Resolve. Tutto sommato è stata un'esperienza molto interessante e molto coinvolgente, e per questo vorrei anche ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile, in particolare anche Umberto, Angelo e anche Fior del Mondo. E molte grazie.
Grazie a te, Andrea. Adesso vediamo della quarta pin e poi lasciamo spazio alle sono domande. Roberto Fornari, sono del 38, 22 dicembre del 38, sono nato a Roma e quello appunto che mi diceva che mio padre quello intercettava subito il pericolo a causa di quello che praticamente si vedeva in giro, e quello allora gli ha fatto prendere il coraggio di andare via in posti dove non ci conoscevano. Già nel 43 siamo dovuti scappare, c'era mio fratello che frequentava la scuola normalmente, che faceva prima media, non mi ricordo cosa faceva, e lui difatti ha dovuto le prime pagelle, c'era scritto, ce l'ho anche qui, me l'ha trovata lui, Graziano, e c'era scritto che era, ecco, ebreo di razza, razza ebreo, quello che dà più conto, razza ebreo. È quello che a un certo punto, quello che devo dare atto a mio padre, che è sempre scappato, è stato sempre il primo a scappare alle prime avvisaglie, mentre altri hanno aspettato che purtroppo, ecco, dice, ma che c'è tipo mio zio qui a Falconara. E lui diceva, ma cosa vuoi che ci facciano? E il mio padre insisteva, ma no, scappiamo. Alla fine lui è scappato, ma purtroppo l'hanno preso lo stesso vicino a Modena per una spiata. I famosi delatori, eccetera. E devi avere proprio spinto. Tante testimonianze. E non ne parlavano di queste cose, erano timorosi, e mentre ecco noi, anche mio fratello era molto timoroso perché l'aveva vissuto sulla sua pelle, capito? Mentre io 5-6 anni era quell'età che sì, mi domandavo, ma perché scappiamo, in poche parole, perché andiamo via? Se sta tanto bene a Falconara, perché devo lasciare, ecco, la prima classe non ci sono andato, perché gli altri amici vanno a scuola? Mio fratello, perché lui ha dovuto lasciare tutto e poi è finito privatista. E così, fino a che poi siamo scappati proprio. E qui inizia la storia della mia famiglia, che siamo andati prima a Camerino e lì nascosti sotto falso nome. Ci chiamavamo Ferrari e anche lì dice, questi documenti come ce l'avevate? L'avevamo perché mio zio a Roma aveva una tipografia che serviva lo Stato, malgrado fosse ebreo, serviva lo Stato fascista nei documenti, nelle cose, le carte d'identità. E allora a questo punto ci ha fatto a tutti i parenti, che eravamo moltissimi a Roma, cioè parecchi parenti, e tutti con i falsi nomi e false carte d'identità, che poi erano vere perché erano vere come carte d'identità, non erano false, perché erano proprio di quelle dello Stato. Con la matrice giusta di quella E tornando, ecco, a mio zio, come dicevamo, che lui per una spiata è finito prima a Fossoli, e poi da lì è stato mandato ad Auschwitz. Poi mi diceva, lui ha fatto ricerche, Graziano. Era nello stesso treno con Primo Levi. Era nello stesso convoglio.
il Primo Levi nel suo libro Se questo è un uomo, non so se i ragazzi lo leggeranno, parlano chiaramente della selezione di ottobre, della grande selezione di ottobre del 44, c'è un capitolo apposta Primo Levi. Purtroppo tuo zio è deceduto a ottobre del 44, quindi supponiamo che al 99% abbia fatto quella selezione. Tornando al racconto della mia famiglia, siamo appunto sotto falso nome, siamo andati a Camerino, lì a Camerino ci chiama, ecco, abbiamo, per dire, qui c'è un altro documento. Ecco, questa è una cartolina scritta dai fratelli di mia madre da Roma. Praticamente mia madre si chiamava Sabbadini, non c'è scritto Sabbadini. È stata la signora Fernanda. La signora Fernanda e tutti, praticamente tutti, ecco, i fratelli mandavano i saluti, stiamo bene, nascosti. E ognuno, diciamo, appunto sotto falso nome. E come dicevo, mio padre era sempre uno un po' guardingo, sempre sul chi vive, e siamo da lì, siamo andati dopo a Gualdo Tadino, perché magari Camerino era un pochino troppo e cominciavano a conoscerci. E lì dovevamo andare via, siamo dovuti scappare perché una brava persona, il comandante dei carabinieri, quando racconto questo mi viene sempre un pochino d'emozionare, e ci ha avvisato che ci arrivavano i tedeschi, e noi abbiamo detto: ma come fa a sapere che siamo ebrei? Dice, si vede, siamo scappati e siamo andati a Roma. E così, insomma, la storia. A Roma, dice, il discorso era come campi, perché non si poteva lavorare, e faceva la famosa borsa nera mio padre, che i giovani di oggi non sapranno nemmeno cos'è. A Roma, questa borsa nera, comprava, lui ha sempre fatto il commerciante, comprava dei tessuti a Como, al nord, a Biella, eccetera, e li rivendeva per strada. E lui e noi siamo stati ospiti di una famiglia con veramente rischio, perché si sa che chi ospitava degli ebrei faceva la stessa sorte, e questa famiglia ci ha nascosto in una villetta che c'avevano loro, e siamo stati, quel periodo della guerra, siamo stati nascosti lì, non si usciva, sempre a Falconara. Cioè una mia cugina che tuttora ha 95-96 anni, c'è una mia cugina che purtroppo è stata presa a Firenze assieme alla madre, la madre l'hanno subito gassata, solo che lei non ha voluto né raccontare nemmeno ai figli, né rilasciare testimonianze, cose, niente, è tutto. Ascolta, quando sono tornata dal lager, lei viveva a Firenze, dice, ho provato, insomma, cercavo di dire a questa raccontare. Cosa. Tutte le persone alle quali ho provato a dirlo mi hanno detto: tu sei una bugiarda, chi ti dà retta? Queste cose come possono essere accadute? Ha detto allora: il dolore è stato così grande che ho giurato a me stessa, non ho proprio il problema grosso è l'indifferenza che c'è adesso, ma l'indifferenza che c'era allora. Qui a Falconara, oltre alla famiglia tua, c'era un'altra famiglia. Erano ungheresi poi, Radò si chiamava, famiglia di lui, era un dentista, abitava qui a Falconara con moglie e figlie. Quando l'hanno portato prima a Dachau, e lui, come ovviamente sapeva com'era la storia, ha detto subito: io sono un dentista,
e l'hanno messo a fare uno dei lavori peggiori che ci potrebbero essere, doveva levare i denti ai morti, denti d'oro. Fuggito, è riuscito a fuggire da Dachau, si è fatto, è fuggito al Cavadenti. Lui proprio dice il mestiere suo era il Cavadenti, è fuggito anche da Auschwitz. Come avrà fatto? Come non sa, nessuno lo sa. Io penso, questa è una cattiveria mia, penso che man mano che toglieva i denti forse qualcuno gli rimaneva in tasca e ha pagato qualche guardia per fargli andare via. Lui comunque è fuggito da Auschwitz, ha raggiunto l'Armata Rossa, si è unito all'Armata Rossa, ha proseguito, ha partecipato alla liberazione di Auschwitz, ha partecipato alla battaglia di Berlino. Cioè, da condannato a morte in un campo di sterminio è stato un liberatore. Una piccola testimonianza ad essere stato abbastanza chiaro e è passato. Alle testimonianze indirette, ai documenti cartacei, ci indicano il metodo della storia e, come ha detto prima lo studente Andrea Genaioli, possiamo mettere a disposizione le nostre competenze tecniche per conservare i documenti della storia. Oggi abbiamo la fortuna di avere qui fra noi Angelo Montebarocci e Umberto Fornari, quindi io invito i ragazzi presenti a rivolgere a loro qualsiasi domanda. Grazie. Avete domande? Abbiamo anche il preside Sergio Brandi che è venuto a trovarci e che ringraziamo perché ha permesso questa giornata. Grazie preside. Potessi fare, visto l'impegno che hai profuso in questa iniziativa, ci tengo a ringraziare queste persone che sono venute qua, hanno voluto partecipare portando una testimonianza fisica oltre che in audio e video. Ragazzi, la cosa è abbastanza palese che sono situazioni veramente dolorose, quindi avete l'occasione di porre delle domande a chi ha vissuto un periodo molto difficile della storia italiana. Per voi è quasi parlare di medioevo, però in realtà è lì di là, per il metro che si usa nella storia, è qui vicino, è stato ieri l'altro, e quindi approfittate di questa occasione. Grazie a tutti voi. Grazie preside. Allora ragazzi, avete domande? Se no proseguo io invece con delle domande. Innanzitutto vorrei chiedere ad Angelo cosa ne pensa di questo video. Angelo, cosa ne pensi di questo video girato dai ragazzi? Scusa che... Penso che sia importante, perché in genere i ragazzi, che non sono come noi anziani, che pongono le nostre cose, loro sono molto veloci, passano da una cosa all'altra, sembrerebbero superficiali, i vecchi sempre col dito puntato, voi non avete fatto, voi non obbedite, voi non sapete. È ora di finirla. Quindi quando i ragazzi parlano, parla il futuro del mondo. E quindi cosa devo pensare? Che bello. Grazie. Grazie Angelo. Passiamo anche la parola a Umberto Fornari,
chiedo la stessa cosa, qual è stata l'emozione nel rivederti attraverso questa intervista diretta? L'importante è tramandare la memoria, perché noi che tra un po' non ci saremo più per ovvie ragioni, e bisogna far conoscere ai giovani che addirittura c'è chi nega la Shoah, nega quello che è stato, e quello è importante parlarne, cosa che invece, come dicevamo prima, i nostri genitori, tra cui mia madre era una delle più cose, per carità, non dire quando era finito tutto, per carità, non dire che siamo ebrei, e invece bisogna parlarne, dirle. Ci sono molte persone che cercano di tramandare, di far conoscere affinché non si ripeti più questa tragedia. Grazie ragazzi. Dopo questi incontri è che la storia è fatta di uomini, di persone, non sono una sequela di eventi, ma semmai sono è un insieme di situazioni, di cause e di concause vissute dalle persone attraverso le persone. Ecco perché è importante il metodo storico, e il metodo storico parte dalla constatazione delle fonti indirette, abbiamo visto con Graziano Fiordelmondo i documenti, e con le fonti dirette, quindi le nostre testimonianze a chi ha vissuto in prima persona quella pagina della storia. È un metodo che si può applicare verso ogni periodo storico. Noi l'abbiamo applicato per commemorare questa giornata, che è la giornata della memoria per Itis Mattei, però invito voi a riflettere su che cos'è la storia, ecco, e penso che attraverso queste immagini e anche attraverso le interviste video l'abbiate capito molto bene. Ripeto, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Avete visto per esempio, ragazzi, come non è così scontato che il diritto all'istruzione sia sempre e per tutti, così come le leggi razziali negarono per esempio il diritto alla proprietà privata, il diritto di libertà di movimento, agli ebrei era precluso anche l'utilizzo dei mezzi pubblici. Era precluso l'ingresso nelle spiagge, l'abbiamo visto con Graziano Fiordelmondo. E quindi quando affronterete questa pagina della storia il prossimo anno, cioè la parte che concerne proprio le leggi razziali, avrete ben chiaro che le leggi razziali non sono una definizione, ma sono un fatto vissuto dalle persone, un fatto che limitava i diritti dell'uomo e che partiva poi da pregiudizi, cioè falsi giudizi. Abbiamo visto sempre con Graziano Fiordelmondo come per esempio le leggi razziali partissero dal presupposto che esistessero le razze, invece sappiamo che il popolo ebraico è un popolo accumulato dalla lingua, dalla cultura, dalla religione, ma non è una razza, perché esistono ebrei di tutto il mondo, quindi possiamo parlare di ebrei italiani di rito ebraico, così come possiamo parlare di ebrei statunitensi per esempio di rito ebraico. Esistono anche gli ebrei etiopi, tra l'altro, esatto. Iraniani. Avete domande? Nessuno? Allora lascio la parola a Rossana Lanternari. Solo una cosa, ragazzi, voi, come diceva Angelo prima, siete la classe dirigente del futuro. Voi fra 30 anni sarete voi i dirigenti, siete voi che porterete avanti la baracca. Ricordatevi sempre questo, queste domande fatevele sempre: dove, quando, come, chi e perché. Quando avete la risposta a queste domande, andate avanti dritto. Esatto, okay. Posso dire qualcosa? Prego. Queste paroline
solo parolone. Quando anche fanno promesse, faremo le scuole, faremo. Il fesso alza il dito, come, quando, con chi, con quali coperture. E io dico ai giovani che bene che partano dalle loro piccole esperienze, perché ognuno di noi è piccolo, e che le confronti con gli altri. Quando queste non sono sufficienti o non soddisfano, allora ci si guarda fra noi, sempre comunicando, sempre in relazione con l'altro, con il mondo, con tutto. E si dice, no, andiamo a una conferenza, leggiamo un libro e elaboriamo assieme a noi, non a noi che fascisti, insieme a noi, queste cose più sagge che dicono altri. Allora, perché non fate domande? Perché avete paura che le vostre esperienze non valgano. No, valgono. Per questo monito i ragazzi speriamo l'abbiano colto, ma ormai purtroppo abbiamo consumato i tempi, però invito due signore qui presenti a cui tengo molto, che sono la signora Montesi Fornari e la signora Rossana Lanternari, per i saluti finali. Prego. Io sono la moglie di Fornari Umberto, sono cattolica e non sono ebrea. Posso dimostrarvi che siamo marito e moglie da ben 60 anni e non c'è alcuna differenza, assolutamente, ragazzi. Le persone si vogliono bene per quelle che sono, non serve essere o così, ci si ama e basta. Perciò guardatevi sempre negli occhi e parlate col cuore. Siamo esseri umani tutti uguali, tutti, non c'è differenza alcuna. Vi voglio bene. Grazie. Io sono Rossana Lanternari e sono consigliere della comunità ebraica di Ancona. Io ringrazio tutti voi che siete qui per sapere e ringrazio i miei correggionari, i miei amici, i miei fratelli, Umberto e Angelo, che conosco da tantissimi anni. Spero che i messaggi che hanno mandato loro vi siano arrivati, anche perché, come dice la Marina, la prof, la vostra prof, ha coinvolto milioni di persone, e non c'è un ebreo in Europa che non abbia avuto un morto, una vittima di questa tragedia. Perché? Perché non è che c'è una ragione precisa, perché erano ebrei. Sono passati tanti anni e ancora non siamo riusciti a capire per quale motivo. E tanti mi chiedono sempre la stessa domanda: avete perdonato? Il perdono nella religione ebraica lo deve chiedere colui che ha fatto l'offesa alla persona stessa, ma siccome queste persone non ci sono più, il perdono non l'hanno avuto. E penso che non sarà facile perdonare. Io ho avuto mio nonno, altri cugini, tutti morti a Auschwitz. Ma io ancora non mi riesci di perdonare, però spero che lo faccia in un futuro, e spero che voi ragazzi da questo prendiate delle lezioni, che dovete sempre ragionare con la vostra testa e sempre
andare a vedere la verità e guardare, studiare la conoscenza, è tutto. E adesso... questa mia cugina poco tempo fa mi disse, dice, voi non avete, non potete immaginare. Quello che immaginare quello che era Auschwitz e cosa ho sofferto, tutto quello che riuscite a vedere non ha niente a che vedere. Grazie Umberto, grazie. Miseria. Andata e ritorno. Il sapere mio sul sapere, vedi, i giovani devono interessarsi di politica, ma c'è un andazzo che dice che la politica è una cosa sporca. Allora ho detto a quei ragazzi che non si deve confondere, e lo ripeto continuamente, la cosa con il suo uso. Se si fanno le bottiglie di vetro è perché l'olio, l'acqua in quelle bottiglie si conserva, è la cosa migliore. Ma è pesante. Se io te la rompo in testa, tu crepi, allora non si fanno più bottiglie. Non bisogna beccare me, ma non si fanno più bottiglie. Ogni cosa usa il caso. O male o bene. E la politica è una cosa di cui la società ha bisogno. E non c'è santi.